ad agosto il Consiglio regionale non si riunisce, i consiglieri tuttavia partecipano a molte iniziative sui territori. In questo periodo, con sempre maggiore insistenza, gli effetti del cambiamento climatico rivelano anche il problema della siccità. Adesso finisce per legarsi l'emergenza incendi, il bilancio dell'estate è pesantissimo. Nel 2022 sono aumentati i rochi, per ciascuno di essi è quasi raddoppiata la superficie interessata, da 2 ettari a 3,8. A Massarosa e Cinigiano, qualche settimana prima, ci sono stati quelli più grandi e disastrosi, che hanno costretto anche a far evacuare le persone da casa. A metà del mese di agosto comincia anche la campagna elettorale, 4 consiglieri regionali sono candidati: Elisa Montemanni per la Lega, che poi sarà eletta, Stefano Scaramelli e Stefania Saccardi per Italia Viva, Vincenzo Ceccarelli per il PD. Ricominciano a riunirsi le commissioni, riparte tutta l'attività. Primo argomento, il documento di economia e finanza regionale. Sono 29 i progetti divisi in 7 aree, si va dal digitale alla transizione ecologica, dalla mobilità sostenibile alla salute, dall'inclusione allo sviluppo. Il DEF regionale viene approvato dal Consiglio che, attraverso la Commissione Europa, fa anche una verifica sui progetti del PNRR. Sono 2.200 per la Toscana, le risorse ammontano a circa 5 miliardi, ma le scadenze da rispettare sono impegnative. Intanto continua purtroppo la strage sul lavoro, ci sono altre vittime a Ponsacco e San Tommaso di Pistoia in questo periodo. Sdegno e cordoglio unanimi dei consiglieri. Il 21 settembre si celebra la giornata della pace ad Arezzo. Insieme agli ospiti della comunità Rondine ci sono i consiglieri regionali e il cantautore Simone Cristicchi. Sono qui per celebrare una pace che è tutta ancora da costruire e lo facciamo insieme ai ragazzi della città di Rondine. E per me è una grandissima emozione averli sul palco insieme a me. Ascolteremo le loro testimonianze e soprattutto rifletteremo su come possiamo contribuire alla costruzione di questa parola così fragile e così necessaria per tutto il mondo. Tante le testimonianze in una serata viva, carica di suggestioni. Issam è palestinese, Meital è israeliana. In Palestina c'è un grande muro tutto intorno al nostro territorio. Quanti di voi, per venire qui stasera, hanno dovuto passare dei controlli? E poi però, con il trascorrere del tempo, soprattutto quello che è passato insieme alla mia compagna israeliana Meital, ho capito che questo muro non è solo un muro tra due luoghi, ma anche un muro tra le persone, un muro che divide le persone. Sono Meital Vnuk, sono israeliana, sono ebrea, sono una studentessa di Rondine, sono una straniera. Tutto quello che vi ho detto fino ad ora non l'ho detto per farvi male o provare compassione per me. Deve farvi pensare. Il 25 settembre alle elezioni politiche la capogruppo della Lega viene eletta alla Camera, non ce la fanno tutti gli altri in corsa. Le persone cominciano a sentire la voglia dell'alternanza politica e di provare anche qualcos'altro, di provare anche un governo che possa essere di centrodestra, che possa essere diverso da quello che ha sempre visto la Toscana in questi anni, e magari nel 2025 ci sarà una svolta positiva anche in questo senso. L'esito di questo voto per il Parlamento determina la nascita di un governo di centrodestra che poi guiderà Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio. Ma cambia qualcosa per la Toscana? E penso che dobbiamo iniziare subito a collaborare con il nuovo governo. Abbiamo tante partite aperte, riguardano anche la nostra regione, le risorse del PNRR, la necessità di dare risposte a temi complessi, penso alla geotermia, l'investimento sulle rinnovabili, penso anche al rigassificatore di Piombino. Dal punto di vista politico un effetto immediato ed evidente è che sale in Toscana la tensione all'interno della maggioranza tra PD e Italia Viva. Primo motivo di scontro, la riforma della Guardia Medica. È solo una mozione, ma crescono le polemiche. Solo verso la fine dell'anno si appianano i contrasti.
a ottobre diventa definitivo quello che è un cambiamento di rilievo nello statuto regionale. Il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. È sempre più scontro politico sul rigassificatore di Piombino. In Aula viene respinto un documento che chiede di bloccare i primi lavori per realizzare l'opera. Si avvicina il momento del via libera da parte del presidente della regione che alla fine, a determinate condizioni, lo concede. Nasce il piano regionale per la transizione ecologica e anima subito il dibattito politico. Il 19 ottobre il Consiglio regionale taglia un traguardo importante, quello del secondo anno dall'insediamento, e i membri dell'ufficio di presidenza fanno un loro parziale bilancio. Noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfaloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. Uno dei due vicepresidenti, Marco Casucci, guarda ora il rapporto con il nuovo governo e rilancia le sue battaglie per l'autonomia. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. E credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta. Occorre investire in termini sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Anche Stefano Scaramelli, l'altro vicepresidente, traccia un bilancio positivo del lavoro dell'ufficio di presidenza e di tutto il Consiglio. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, l'ufficio di presidenza guidato dal presidente Mazzeo sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consiliare. Dell'ufficio di presidenza fa parte anche Diego Petrucci, che prima fa una considerazione sui nuovi equilibri politici che ci sono oggi in Toscana, espressi anche nel voto di settembre, poi si concentra sulla sanità. Due anni difficili, chiaramente il tema della sanità, che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. A Pisa c'è Internet Festival e nell'occasione viene presentato il nuovo bando del premio innovazione Amerigo Vespucci. Il Core, come intanto, premia lo spot che vince il concorso Toscana in Spot 2022 dedicato al contrasto all'odio in rete. È Cancella l'odio del videomaker Mattia Pagni. Si insedia il successore di Elisa Montemagni in Consiglio regionale, è Massimiliano Riccardo Baldini, eletto a Viareggio per la Lega, capogruppo della Lega, adesso è Elena Meini.
Per rendere subito esecutiva ogni modifica alle norme sul bollo auto bisogna fare presto e così il 3 novembre il Consiglio regionale, subito dopo la decisione della Commissione, viene convocato d'urgenza per togliere le agevolazioni previste per il noleggio senza conducente. Dibattito ampio e vivace sulla destinazione dei 9 milioni circa che ne derivano. Pochi giorni dopo l'Aula approva una delle leggi più significative dell'anno, quella che introduce lo psicologo di base per ogni cittadino toscano. C'è una sola astensione al momento del voto, quella del gruppo misto, e non partecipa una consigliera del Movimento 5 Stelle. Questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano, e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità. E deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti, che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tant'è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'ASL di Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali. Non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura, ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte, perché se voi considerate che diciamo dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000, è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità, però credo che sia stato fatto un passo importante. Alla fine tira le somme anche il presidente del Consiglio regionale, molto soddisfatto dell'esito della discussione e naturalmente poi del voto. Oggi è una giornata storica per la nostra regione, una giornata storica per la Toscana. Finalmente passa un messaggio che la salute mentale è fondamentale quanto la salute fisica. È per questo che abbiamo approvato a larghissima maggioranza una norma che definisce lo psicologo di base. Forse ci è servita la pandemia per accelerare in questo senso, ma è una risposta che noi diamo. Oggi tutti i cittadini della Toscana, sia quelli che soffrono di più, sia chi ha più risorse, più possibilità, avranno la possibilità di accedere gratuitamente allo psicologo di base. A proposito di medici e sanità, il professor Francesco Menichetti, primario infettivologo a Pisa, nel momento più duro del Covid riceve il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale. E assieme all'orgoglio e alla soddisfazione anche una riconoscenza doverosa, sentita, autentica nei confronti dell'istituzione, il Consiglio regionale, del suo presidente, il presidente Mazzeo, che ha voluto pensare a me, penso anche per il complesso di una lunga attività, ma anche questi ultimi anni della pandemia di Covid ci hanno visto spesso insieme, hanno visto me insieme con le istituzioni interagire per cercare di ottenere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi. La Commissione Sanità intanto comincia le sue visite istituzionali nei luoghi della salute, prima tappa Grosseto e Massa Marittima, poi a fine mese a Pisa, a dicembre ancora a Firenze. Grazie al finanziamento del Consiglio regionale nasce ad Arezzo, al Liceo Piero della Francesca, il Google Innovation Center è un punto di riferimento per le scuole del territorio regionale e non solo, per condividere e apprendere buone pratiche. Maria Vittoria D'Annunzio del Liceo Alberti Dante di Firenze diventa la nuova presidente del Parlamento regionale degli studenti e sempre a Firenze si insedia anche l'Osservatorio regionale della legalità, presieduto da Don Andrea Bigalli, prete simbolo della lotta alle mafie. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate, in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo.
Oltre al presidente Mazzeo ne fanno parte altri tre consiglieri regionali, Jacopo Melio, Valentina Mercanti e Luciana Bartolini. Poi ci sono i sindaci Gabriele Berni, Monteroni d'Arbia e Sara D'Ambrosio, Alto Pascio, l'assessore di Prato, Ilaria Santi, Liuba Ghidotti del Lancio e Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto. Approvata la terza consistente variazione del bilancio regionale, ma il provvedimento di maggior rilievo è certo quello che riguarda le comunità energetiche rinnovabili. È un incentivo concreto per promuoverle. È un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento, un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità, dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo, quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge. Quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme, perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'aula consiliare. Ringrazio anche la Giunta, gli uffici della Giunta, e con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. I commenti sono favorevoli, al voto c'è una sola astensione, le proposte originarie erano state presentate dai capigruppo di PD, 5 Stelle e Gruppo Misto. La legge nasce da una decisione della Giunta e rappresenta, come abbiamo sentito, una forma di sperimentazione, un primo passaggio con 100.000 euro stanziati proprio nella variazione di bilancio per il 2023-2024. Ci sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, però oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno, l'assessore Monni se l'è preso finalmente, è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Il mese di novembre si conclude con il giorno della festa della Toscana e i tanti, tantissimi eventi dedicati al tema dei diritti e in particolare quest'anno alla libertà di espressione. Deve essere sempre più una festa popolare, sempre meno una festa solo delle istituzioni. L'obiettivo finale che voglio darmi di qui alla fine della legislatura è quello di cercare di far diventare questo giorno un giorno, virgoletto, rosso, di festa per tutte le cittadine e i cittadini della Toscana. Credo che sia davvero questo il senso di una grande festa popolare. In questo momento, mentre siamo qua al Teatro di Cascina, molti monumenti, quasi tutti i monumenti più importanti della Toscana, sono illuminati. È davvero una festa diffusa? C'è un coinvolgimento, diciamo, che attraversa tutti i territori? Ma io sono stato a Livorno con il sindaco Salvetti e sto ricevendo decine e decine di foto di monumenti della Toscana illuminati. È una sorta di catena bianco-rossa che si muove per tutta la Toscana. L'immagine più bella, non me ne vorranno tutti gli altri, l'ho ricevuta pochi minuti fa dal sindaco di Vico Pisano, la torre di Caprona, bianca e rossa, illuminata, che dà il senso di quanta bellezza c'è nella nostra regione. È soddisfatto il presidente del Consiglio regionale alla fine di una giornata lunga e piena di eventi per celebrare la festa della Toscana, la festa dei diritti. La formula di quest'anno, insomma, la chiave che avete trovato è quella giusta anche per il futuro? Sì, quello che è importante quando è la festa della Toscana, a partire da Firenze, partire dalle istituzioni e muoversi nel territorio. Questa è una modalità organizzativa che credo possa essere replicata anche nei prossimi anni. Cioè l'idea di partire con una festa, un consiglio regionale straordinario, e poi avere un appendice che porta, diciamo, la Toscana nei territori e i territori, diciamo, verso il capoluogo. Quindi unisce ovviamente tutti i territori della Toscana e tutti devono sentire proprio questa festa. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra
Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. Rivediamoli comunque alcuni momenti salienti della festa, che comincia al Teatro della Compagnia di Firenze con la seduta solenne del Consiglio regionale. Con Mazzeo e Gianni, presidenti di Consiglio e Giunta, ci sono la giornalista sotto scorta Federica Angeli e la presidente del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza. Poi il lungo corteo dei figuranti, quello che ricorda la scelta lungimirante e coraggiosa di Pietro Leopoldo, che nel 1786 per la prima volta al mondo abolì la pena di morte. È questo il motivo per cui nel 2000 nacque la festa. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati. A Cascina c'è stato l'omaggio anche alla tomba di Gregory Summers, il detenuto texano condannato e giustiziato in carcere, che aveva intrattenuto con gli studenti di qui una fitta corrispondenza negli ultimi mesi prima della morte. Questa è la tomba. A Livorno comincia il percorso di ascolto nei territori a contatto con i soggetti maggiormente interessati da parte della Commissione Cultura. L'incontro stavolta è con gli operatori degli spettacoli dal vivo nell'ambito di quelli che sono gli stati generali della cultura. Si riapre la questione dei vitalizi, che non ci sono più dal 2015, ma certo i vecchi consiglieri vengono ancora erogati e ogni anno vengono indicizzati sulla base dell'inflazione, che stavolta però corre. Il Consiglio regionale allora sceglie di intervenire e ridurre l'adeguamento, risparmiando più di 600.000 euro. Noi siamo la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie faticano ancora più del solito, il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio forte, chiaro, che la regione toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione. E poi il presidente lancia anche un appello ai 184 beneficiari adesso del vitalizio. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse, secondo noi almeno, non impugnabile. Se ne parla spesso in consiglio con toni anche polemici, ma i lavori per il rigassificatore di Piombino vanno avanti. Il TAR boccia la richiesta di sospensiva avanzata dal comune. Il resto è la cronaca degli ultimi giorni di attività prima della pausa natalizia, soprattutto della manovra da 12 miliardi che è stata approvata dopo 3 giorni di lavori, grazie anche alla mediazione finale del presidente Gianni. È un maxi emendamento che arricchisce le previsioni di intervento e di spesa della regione in una serie di settori, soprattutto il sociale, ma anche settori che in qualche modo possano affiancarsi ad esse, la cultura, tanto per fare un esempio, le questioni ambientali, e devo dire che dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione. La panoramica delle opinioni di tutti i gruppi è qui. Con il nostro emendamento, che maxi emendamento che abbiamo chiesto al Presidente, abbiamo inteso anche migliorare questa manovra su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali, perché come abbiamo sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine
si chiude non aumentando le tasse, così come Tel Aviv aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Di segno contrario sono le valutazioni dei gruppi di centrodestra che congiuntamente, come dicevamo prima dell'inizio della seduta, avevano elaborato centinaia di emendamenti e annunciato battaglia politica in aula. Molte delle loro istanze alla fine sono state recepite nel documento della Giunta. Non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto 10 giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto, perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. Quando abbiamo visto i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che... È difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio. Se si destina 1 milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo. Ascoltiamo poi il parere del capogruppo di Forza Italia registrato all'inizio del confronto. Decretiamo il fallimento politico della Giunta Giani, del centro-sinistra, il fallimento di un bilancio che è retto soltanto grazie ad un elemento, il payback. Pensate che il tetto di spesa della Regione Toscana dal 2015 al 2018 ha superato la soglia consentita dal governo di oltre 850 milioni di euro. Anche il Movimento 5 Stelle vota contro ed era prevedibile. Si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati, dei goals dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Sta all'opposizione, votano anche il gruppo misto, che rileva quello che, a giudizio della capogruppo, è la lacuna più grande di questa manovra. Siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo. Naturalmente una partita importante sicuramente già fin da ora la possiamo dire riguarda gli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno in una fase anche di particolare criticità, tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto. Cambia natura anche Sviluppo Toscano dopo che la Regione ha deciso di vendere le quote di Fidi e intanto proprio la Regione compra gli immobili delle Terme di Montecatini. La politica costerà meno in Toscana. Nel bilancio di previsione dal 2023 al 2025 del Consiglio regionale c'è infatti una riduzione di circa 1 milione di euro dovuta al risparmio dei vitalizi e ad altre scelte virtuose come il lavoro agile in alcune giornate per diminuire i consumi dell'energia e la scelta di tagliare le spese per gli organismi esterni. Fiore all'occhiello del Consiglio regionale sono anche i due premi architettura e innovazione, quest'ultimo un ponte verso il futuro che però già mostra le cose fatte nel presente, si è concluso proprio negli ultimi giorni con la premiazione delle 9 aziende vincitrici. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo, o noi rischiamo di subirlo. Allora, grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella, che può guardare anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Stiamo uscendo dalla pandemia, abbiamo una guerra a poche centinaia di chilometri da noi, mandare il messaggio che questa terra può farcela e può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca vuol dire investire sul futuro ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Regionando tornerà a partire da venerdì 13 gennaio sempre su Telegranducato HD sul canale 15 in tutta la Toscana dopo il TG della sera. Buon anno a tutti.